Ciao e benvenuti in un nuovo video Fava Channel. Oggi è venuto a trovarci Angelo Ferrillo, docente e direttore artistico della Fava University. Ciao a tutti, sono Angelo, come diceva giustamente Marco, mi occupo di fotografia da un po' di anni, sono un fotogiornalista di base, sono docente di fotografia da un po' di anni, in più mi interesso di direzioni artistiche, di grandi progetti legati sempre alla fotografia, e di photo editing, quindi sono anche photo editor. Quindi diciamo che queste sono le cose più importanti, grosse. Poi intorno c'è sempre un po' un girare, sempre con situazioni legate alla fotografia, però diciamo che comunque il corpus è questo qui. Ho parlato di Fava University, molti magari ancora non conoscono questo progetto, se vuoi un attimo raccontarcelo. Allora, Fava University è un progetto nato da un paio di anni che comunque sta prendendo molto piede nel campo della formazione fotografica italiana. E in realtà poi dopo diremo anche che c'è in ballo un qualcosa a livello internazionale, però è una scuola di alta formazione fotografica, principalmente per professionisti, studiata ad hoc per cercare di andare a colmare quelli che sono i segmenti mancanti nel mondo della professionalizzazione dei fotografi. Quindi non basta più solo avere una formazione fotografica, quindi imparare nel proprio campo di applicazione il genere di fotografia, ma una serie di materie che hanno bisogno i professionisti proprio per andarsi a professionalizzare, quindi non lo so, posizionamento social, banalmente, self-publishing, tutta la parte di comunicazione, tutta la parte di comunicazione, però non solo fotografia. No, assolutamente no, siamo abbastanza presenti, anzi massimamente presenti nel campo del drone. Tra gli ultimi tuoi progetti so che c'è un progetto di un viaggio che hai fatto a Cuba da poco, di recente, sì. E so che è già stato premiato. Sì, è un progetto che comunque sta avendo un ottimo riscontro nel campo della fotografia fotogiornalistica. Infatti il lavoro è all'interno della shortlist dei 20 selezionati al Festival della Fotografia Etica di Lodi, uno dei festival di fotogiornalismo più importanti attualmente realizzato. E la cosa importante è che comunque è un festival italiano, quindi voglio dire doppiamente fiero di questa cosa. Di cosa parla il tuo progetto? Praticamente io ho fotografato José Alejandro, che è una vecchia gloria della box cubana, che viene pagato dal governo cubano per insegnare la box ai bambini delle elementari. Però la cosa che caratterizza tutto il lavoro è che viene pagato dal governo, ma il governo non gli dà una struttura per insegnare la box, quindi lui lo fa per strada, attacca i sacchi agli alberi, all'interno delle spiagge ha messo quattro pali con una corda per fare il ring, si attiva tutti i pomeriggi, fa il giro delle scuole di Cienfuego, che è una cittadina di Cuba, andando a raccattare i bambini e insegnandogli praticamente, ma più che altro è il valore dello sport in sé, non tanto della box, che comunque è limitrofa. Ora solitamente funziona così: il motivo per il quale tu sei qui è perché ci devi raccontare cosa hai nel tuo zaino, quindi raccontami un po' qual è la tua attrezzatura e cosa porti sempre con te per creare i tuoi lavori. Allora, il mio zaino in partenza non è uno zaino fotografico. Stavo vedendo che non è un classico zaino fotografico, ma... Ma per due motivi. Il primo è perché io non riesco ad avere un feeling con gli zaini fotografici, cioè quelli imbottiti, quelli con le chiusure, le robe così, perché sono abituato a portare lo zaino a prescindere e diventa, secondo me, vincolante. Poi non mi dà la possibilità di portare le mie cose, quindi è abbastanza settoriale. Ma la seconda cosa, girando abbastanza il mondo, facendo fotografia di strada e fotogiornalismo, uno zaino fotografico attira molto più l'attenzione rispetto, certo, a uno zaino normale. Allora, quindi mi sono attrezzato un po' diversamente, anche perché il mondo della fotografia ci permette di avere anche degli accessori che ci fanno essere presenti, e quindi non lo so, allora, tipo la mia Hasselblad, la X1D medio formato, è chiusa all'interno di un patch a strappo. Hai già coraggio a mettere la tua camera così? Ma in realtà tiene bene, e devo dire che comunque urti ne ha presi lo zaino viaggiando, aereo, robe, la macchina funziona benissimo. E poi ci sono dei patch ovviamente per portare ottiche di ricambio, tipo in questo caso
Quindi tu utilizzi un montato, hai un 45 mm che su medio formato ha un'apertura angolare pari a un 35 mm, quindi okay, che va bene per fare reportage e per fare street. Quindi diciamo questa è la tua ottica sempre montata. Diciamo che è quella che uso per l'80% del mio lavoro quotidiano. In più ho un 30 mm Hasselblad che a livello di apertura angolare è equiparabile a un 24 mm full frame, okay, quindi ho la possibilità di contestualizzare in paesaggistica piuttosto che entrare molto di più nella scena. Vedo questa cinghia, cosa... Questa... Come mai non una cinghia classica fotografica, magari anche un po' più comoda? E sai cosa? È che, allora, a parte che comunque è comodissima, cioè a prescindere da tutto, però è sempre un po' il discorso dello zaino, arrivare con attrezzature mega magari professionali, col brand, così, diciamo che già arrivare con un medio formato che è già una macchina un po' visiva, e questa roba qui secondo me è opportuna per non far capire da subito che sei una persona professionista mirata ad ottenere un certo tipo di immagine, e quindi le persone sono un attimo più rilassate, quindi direi che fa il suo lavoro a dovere. In più, ovviamente, trovandomi all'interno di un contesto di movimentazione, ho i soliti power bank piuttosto che i cavi, cavetti, cavetteria, batterie di riserva. Vuoi mostrarci, perché alla fine l'interesse è sempre un po' vedere cosa si porta un professionista nello zaino. Ma allora, io ho un patch, dove ho dentro un po' di cavetteria, penne, biglietti da visita. Come mai penne? È per scrivere, per prendere appunti con il block notice, eccetera. Quindi, okay, quindi come tua unica macchina fotografica porti no, assolutamente no, assolutamente no. Allora, in realtà per l'80-85% del mio lavoro uso il medio formato, perché comunque ho una resa da un punto di vista sia di file ma anche di percezione del lavoro totalmente differente, perché cambia totalmente la profondità di campo, i campi sono schiacciati meglio, però immagino che sia comunque una mole di dati importante abbastanza da... Uso anche diciamo per le mie cose, per i miei appunti, per fare delle foto veloci, una Panasonic, una GX9, che è l'ultima nata, l'ultima. Okay, con un'ottica Panalaika 15 mm, quindi essendo un micro 4 terzi è un 30 mm equivalente, okay, F1.7. Quindi un'ottica classica un po' per la street, reportage. Sì, sì, diciamo che comunque io rimango all'interno di queste focali a prescindere, quindi non mi sposto tanto, se non ho soltanto dei lavori particolari dove c'è una richiesta specifica, diciamo che il mio quotidiano è tra il 28 e il 35 mm, mi sposto molto raramente. E questo è quanto. Poi vabbè, ho le mie batterie, patch per portare batterie, caricatore del telefono. Quindi in questo zaino poi tu, oltre all'attrezzatura fotografica, riesci a trasportare, non so, magari il tuo giacchetto, le tue cose? Sì, ho una felpa sempre di riserva, non si sa mai quando sei in giro, ho un power bank per caricare sia le macchine fotografiche, perché comunque utilizzando degli adattatori in USB riesco a caricare in emergenza anche le macchine fotografiche quando non ho corrente, e poi un'agenda. Vedo anche nel tuo zaino il libro. Forse quello che stai portando in tour per l'Italia in questo periodo, so che stai facendo una presentazione di questo tuo ultimo lavoro. È il mio ultimo lavoro questo qui, e in realtà non ultimo da un punto di vista cronologico, ma l'ultima fatica grossa. E sì, è in tour per i festival di fotografia in Italia. E recentemente, se non sbaglio, è stato anche al SeaFest a Savignano. Sì, a Savignano sul Rubicone, dove ha avuto un grandissimo successo, in precedenza a Corigliano Calabro al Festival della Fotografia. E diciamo che comunque mi sta dando delle grandissime soddisfazioni. Per chi ancora non conoscesse il libro, 258 minuti è il racconto di Angelo dei fatti accaduti a Parigi. Sì. E se vuoi raccontarci tu questo progetto. Sì, è un excursus all'interno degli attentati del 13 novembre del 2015 di Parigi, quelli definiti la notte del Bataclan, dove io ho ripercorso tutte le tappe in un secondo momento, quindi non sì, un anno dopo con... Allora, il libro è curato da Benedetta Donato, una curatrice italiana bravissima, e con un testo introduttivo di Giovanni Gastel, uno dei fotografi di moda più importanti al mondo, e poi ha anche un'altalena
che ci porta alla memoria di quello che è successo effettivamente, con un appendice dove c'è la pubblicazione di quello che sono stati, ci sono gli screenshot di quello che è stato pubblicato quella notte effettivamente, che sono praticamente il punto, cronostoria di tutto, è il punto di partenza da cui io poi ho alimentato il mio andare a Parigi un anno dopo e fotografare quello che è stato in realtà un viaggio percettivo, quindi uno storytelling, non è un reportage vero e proprio. Il libro è disponibile anche sulla piattaforma dell'editore o direttamente mettendosi in contatto con Angelo è possibile acquistare una copia per dare un po' un supporto al lavoro e al tempo speso dietro a questo progetto. Sì. Grazie Angelo, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, continuiamo a lavorare sui nostri progetti, ne abbiamo tanti, la Fuori University da una parte, tutto il team di docenti da seguire, quindi torniamo al nostro lavoro e ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato. Grazie a te Marco. No, io volevo regalarti un libro. Grazie.